Parola alle difese alla vela del Tribunale di Arezzo per il processo Coingas, che ruota attorno a consulenze da mezzo milione di euro inutili, secondo l'accusa. Il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi aveva chiesto la condanna a 6 anni complessivi per Francesco Macri, ex presidente di Estra, 2 anni e 2 mesi per il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che deve rispondere di abuso d'ufficio e favoreggiamento, 1 anno e mezzo per l'assessore Alberto Merelli. Proposte pene pesanti anche per l'avvocato fiorentino Pierettore Olivetti Rason, 4 anni e mezzo per peculato, per l'ex presidente della partecipata comunale multiservizi Luca Mendola, 2 anni e mezzo per corruzione, e per il consigliere comunale Roberto Bardelli, ancora 2 anni e mezzo per istigazione alla corruzione, 5 poi le richieste d'assoluzione. Tema centrale è la natura giuridica di Coingas ed Estra. Il procuratore Rossi ha chiesto di considerarle di diritto pubblico, diametralmente opposta alla ricostruzione della difesa di Macri, accusato di peculato e abuso d'ufficio, che ha chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. È evidente a tutti che non c'è il dolo e soprattutto il tema è quanti soggetti si sono messi d'accordo per compiere questo delitto. Anche i legali del commercialista aretino Marco Cocci, imputato per le consulenze d'oro, circa 100.000 euro ritenute peculato, hanno chiesto l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Quanto riportato in questo processo è frutto di suggestioni, perché sono state affermazioni che a nostro giudizio non hanno retto al vaglio dibattimentale. Stesso principio seguito anche dalla difesa di Rason. Al suo studio Coingas aveva affidato consulenze per 300.000 euro. A chiedere infine la soluzione anche i legali del sindaco Alessandro Ghinelli. Si tornerà in aula il prossimo 3 febbraio. Sarà ancora il turno degli avvocati difensori.